Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo live. Aspettate che sto, si deve andare per 85. Comunque, nuovo live su BF4, dedicato questa volta agli aggiornamenti, che giustamente è l'aggiornamento che è uscito mentre io ero al mare. Quindi ragazzi, ho potuto fare il video soltanto adesso, voi naturalmente non ve ne sarete accorti, sia perché nessuno frega di me, ma soprattutto perché ho caricato dei video prima che adesso, che diciamo che ho resi pubblici pian piano che il tempo passava. Ora, siamo in una situazione del cavolo. Qua ci dovrebbe essere qualcuno, forse. Eccolo lì. Ok ragazzi, non ce la faccio a fare una fase completa perché... Comunque ragazzi, è all'85 che forse ci farò un video sulla recensione delle armi, sì, perché è abbastanza interessante come arma. Comunque, c'è stato un aggiornamento, che è stato l'aggiornamento di preparazione per il quarto DLC Dragon Thief, ovvero Dente di Drago, come penso molti di voi sapranno se conoscono l'inglese. Non so come cavolo faccio a dire di aver bisogno di munizioni se sarà appena respawnato. Ma chi se ne frega. Allora, questo cos'è che ha fatto? Beh, ha cambiato l'immagine del menu, ma penso che non ve ne fregherà niente, perché è una cosa inutile. Potrebbero benissimo evitare di fare, tanto chi se ne frega. Ma poi soprattutto ha aggiunto, prima cosa, tre modalità, di cui però soltanto due sono per adesso accessibili, ovvero la variante piccola, che quindi giocherete in 16 contro 16 per un totale di 32. E sono varianti di conquista e assalto alla portaerei. E questo qua, lo so, diciamo che potrebbe essere interessante soprattutto per giocare con le mappe come Operation Locker, perché questo qua non è andato giù, oppure per essere prigione, che come penso molti lo sapranno, io odio giocare. Beh, naturalmente ragazzi, la ventola della mia PlayStation che è decollata, quindi è un casino. Comunque, poi è stata aggiunta, vabbè, le assegnazioni per le nuove 5 armi, che nella mia PS si chiamano Bulldog, che sarebbe Painter SMR di Bo2. Cecchini, perché è diventata semiautomatica? Perché è diventata semiautomatica? Cioè ragazzi, ci sono questi bug che quando li gira diventa semiautomatica, ma vabbè ragazzi, io ormai di certe cose di Battlefield non ho mai capito, non le capirò mai. Comunque, allora, queste 5 armi che sono, vabbè, Bulldog, qui c'è il Macmillan TAC CS5, che dovrebbe essere un fucile di precisione, che si parlava forse che avesse un silenziatore integrato, ma comunque ragazzi, io so già per certo che sarà molto adatto per l'aggressive recon, perché da chi l'ha provato nel server CTE, ovvero il Community Test Environment, che praticamente vengono fatti, possono farli soltanto chi è che ha l'utente PC per il Battlefield 4 Premium, che lo può fare perché praticamente quelli della DALS ogni giorno piazzano un bel aggiornamento per fare dei test e migliorare questo Battlefield e i futuri Battlefield. Infatti per esempio proprio grazie a quel test appena abbiamo un tick rate decente di 30 e non di 10 come prima. Per chi non lo sapesse cos'è il tick rate, prima o poi ve lo spiegherò. E oltre a questo, diceva qualcuno, vabbè, tiriamo le granate a caso, perché io non so tirare le granate, se poi qualcuno mi capita di farla. Ma allora, adesso, non per dire, ma lì c'era un mio amico. Che cosa stava facendo quello lì? Non so, boh, si stava riposando, va bene. Quindi questo poi comunque vi metterò le immagini, che sarà tanto complicato da fare, ma vabbè, vi metterò le immagini delle varie, praticamente dei vari assegnazioni. Mi stanno nascendo fuori tutti da dietro, va bene, quindi, insomma tutto normale. Comunque per sbloccare, poi è stata aggiunta anche una modalità che sarebbe catena di link. Allora, cosa consiste questa modalità? Ma quello che si è capito guardando il tutorial, che per chi non lo sapesse, quando andate in partita veloce c'è la possibilità, quando selezionate, anche di fare un tutorial. Praticamente è, non so, quasi una specie di
conquista, nella quale però ottenete punti conquistando praticamente dei punti, perché però sono vicini a loro, perché apparentemente create quasi, c'è cioè un collegamento, vedete, sarebbe quasi un collegamento internet, e praticamente cambia soltanto questo. Sembra che comunque possa essere una modalità comunque abbastanza interessante. Poi comunque adesso, cioè, bisognerà vedere, perché comunque non è ancora accessibile perché non è ancora uscito il DLC, quindi bisognerà vedere cioè in quale mappa è accessibile, cioè soltanto su quelle tanto le mappe dell'espansione oppure no, ma credo di sì perché è sempre stato così con anche le scorse modalità che hanno aggiunto. E poi comunque bisognerà anche vedere, cioè comunque come sarà la modalità, se sarà abbastanza equilibrato oppure no, quindi tutte cose che potremo vedere, anche perché in questo CTS sembrerebbe, ripeto ragazzi, sembrerebbe che non, comunque sia disponibile soltanto le armi. Poi comunque io essendo su PlayStation 4 non ce l'ho, quindi cioè non posso sapere, però comunque direi che come iniziativa è stata buona, comunque buona come iniziativa, perché è stata proprio grazie a questa che Battlefield è stato abbastanza migliorato, seppur alcuni problemi rimangano, del tipo armi un po' troppo OP, vedere Ace, tutti i vari, la bella compagnia dell'Ace, seppur anche nella compagnia Ace ci siano dei fenomeni di razzismo, perché a nessuno frega niente dell'S21, seppur sia un'arma abbastanza interessante. Ma quello lì ragazzi lo vedremo in un prossimo video, anche perché comunque si dovrebbe uscire Battlefield Hardline, Battlefield e Call of Duty Advanced Warfare, ma non so se lo prenderò, almeno COD spero di sì, perché Black Ops 2 è comunque abbastanza vecchio, comunque questo Battlefield 4 teoricamente mi potrebbe anche bastare per un po', anche perché da un tifo adesso io lo sto facendo, dovrebbe uscire il 15, guarda caso proprio nei giorni in cui dovrei essere un po' occupato, quindi non so neanche se uscirà un video speciale come negli altri oppure no, sicuramente uscirà ma non so in quale data, poiché proprio durante quelle date ho degli impegni, non si muove il 15, riesco però non so quando lo caricherò, ma vabbè ragazzi queste cose qua si vedranno, ora vedi di morire. Poi direi che stiamo crescendo abbastanza in fretta, per cui diciamo che vi ringrazio tutti quelli che si sono iscritti e hanno condiviso i video, quindi che in un modo o nell'altro ci hanno dato una mano. E adesso speriamo di cercare di fare video comunque che vi piacciono, sempre di qualità migliore, in modo comunque da raggiungere anche altri iscritti. Stiamo per raggiungere la stessa quantità di iscritti che avevamo prima che Stefan Kaus facesse la cavolata di cancellare il canale, e quindi se ragazzi gli altri non so, non chiedetemi dove sono finiti perché non lo so, impazzisce il controller, va bene che questo controller qua ha avuto dei piccolissimi problemi del tipo che è finito su, che è finito a terra un centinaio di volte. Comunque, ecco, parlando che adesso mi sto dimenticando, delle varie conquiste, già la versione piccola, oltre a essere ridotti, i giocatori sono stati ridotti anche il numero delle mappe, cioè comunque la grandezza. Per esempio questa mappa qua, io mi ricordo che aveva 7-8 bandiere, adesso ne ha 5, tanto per farvi un esempio. E praticamente quindi tutte le mappe sono state impicciolite, per esempio io ho provato con Resort Hainan, che praticamente c'erano soltanto tre bandiere, che erano Alpha, Charlie e poi mi sembra Echo, infatti è l'Echo, cioè quelle che sono nella conquista grande. Direi che comunque adesso qua vedete che comunque com'è che è la modalità, mi visto un po'. Io ho fatto un po' di casino con l'L85, questo fucile inglese bullpup, e niente ragazzi, direi che a questo punto faccio finire il video qua, un pochettino corto lo so, ma vabbè, poi ne faremo degli altri, quindi lasciate un like, commentate, iscrivetevi e ci vediamo a un prossimo video. Bella a tutti da Wolf.